5, 4, ho paura. 3, 2, non morire, ti prego. Si parte! Oh mio, dio, oh, dio. Mio dio. oh, mio dio! Oh mio dio! Per quest'oggi è stato uno dei tuoi più grandi desideri. Andremo nello spazio, davvero? Però su Minecraft, nella vita reale, è un po'. No, ah, va difficile. bene lo stesso, dai. Lo so, va bene, vero, va bene. vero, vero <ride> ti piace lo stesso, sì. Perché no, nello spazio, beh, ci sono un po' di complicanze, eh no, bisogna certo, allenarsi un certo, sacco, certo. costa un po', un casino. Quindi, ci andiamo su Minecraft per farlo. Ovviamente siamo tornati nel nostro fantastico laboratorio che il nostro assistente segreto ha preparato. E dobbiamo parlare di nuovo con il dottor Stefano. Che questa volta è diventato uno scienziato missilistico. Eh, si ma sei bravissimo! Il mio lavoro, è prima paleontologo, è, uno è presente quelli che prendono 10 lauree? Sì. U è lui, lui, è lui. Okay, okay. lui è uno di quelli. Lui è uno di quelli. Allora, vediamo un pochettino. Bentornati al laboratorio Steffi, il Magnifico E Fere. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che siete venuti qua. Ma abbiamo una nuova tecnologia. Una tecnologia che ci permette uh. di andare nello spazio Wow, non vediamo l'ora di iniziare Ed è proprio quello che ho pensato Buona sapersi, procediamo all'interno e vi spiegherò come creare dei razzi nel nostro lavoro. Cosa? Ma... Steph, scusa, non era solo il viaggio? Eh perché qui mi stai di facendo sì. lavorare, però, eh. Eh, vabbè, io Fede, me... come sempre abbiamo bisogno di capire, di imparare, sì, perché altrimenti andiamo lì e poi scappiamo. io voglio andare, va. Bah... Vabbè, vabbè, mi tocca. Fidati che è meglio Ho comprendere Ho capito che oggi dovremmo vestire anche noi i panni degli scienziati. Vieni, vieni, vieni. Steph. vieni. Allora, ecco oh, qua. Oh, oh, cavolo, Steph. Aspetta, che succede? Ma, che succede? Ma guarda, questo macchinario! Oh cavolo. Sembra un mostro. Sembra un mostro. Beh, Beh Di uno. sicuro crea qualcosa di figo. Allora, parliamo con il dottor Lucas, che di sicuro queste cose le sa meglio di noi. Il primo passo per la costruzione di un razzo sta nel raccogliere le risorse, ma questo ci abbiamo già pensato grazie, noi. Grazie, grazie. mille. Quindi, per voi il primo passo sarà quello di costruire direttamente il razzo. Controllate nella cesta e troverete le ricette per crearlo. Ok, quindi, quindi queste qua... suppongo. Ok o Ok eh. eh Allora, sto notando che sono due uguali identiche E penso che dovremmo posizionare quello che ci hanno messo sul... lì Sì, perché ognuno deve oh. crearsi il proprio razzo Ok Allora, parto io Vai Ma come faccio a mettere le cose? Me ne dimenticherò tutta la vita di come sono posizionate Eh, lo so, Steph. infatti devi essere molto brava Allora, parto io Tu cerca di memorizzare Sì, sì, ce la farò, Stef ce, ce la puoi, puoi fare ma no, Ah, Ridati. me lo toglie quindi, ma devo era ovvio Era ovvio che te lo toglie Vabbè Io, io improvviso Io prendo tutto improvviso Steph che devo fare Aspettate no, aspet no. Steph ce la fa Vado io Vai Ta 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 Ok Ta 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 Beh è anche ta, abbastanza ta. logico Alla fine E le ceste Here one rocket Hai messo le ceste lì Serve? E penso di sì Erano nella ricetta Scusa, erano nella ricetta. Pensavo fossero tanto per, non lo so. Torre g spaces 56, quindi serve ad avere pure dello spazio nel nostro razzo eh beh, per poter trasportare, no, aspetta, questa cosa la devi vedere perché devi avere la stessa reazione che ho avuto io. Dammi un secondo, Steph, un secondino. Perché tu devi vedere quanto è fantastico tenere in mano un razzo gigante. Allora, oh. facciamo così, oh mio poi Dio. facciamo così. Bellissimo, vai fare veloce. No, eh. Non è veloce, qui è lungo per crearlo Steph. No, okay. sei tu una schiappa che non ti ricordi. Okay. Forza, Fere okay. Dai, dai, fare. <ride> Bene, Dottor Lucas, possiamo andare adesso? Non Sono credo. pronta, ho il mio razzo, lo vedi? Io penso che manchi ancora qualcosa okay. Abbiamo finito di creare il razzo Il secondo passo è indossare l'equipaggiamento adatto Se andate nella seconda cesta troverete il migliore equipaggiamento esistente Preparato apposta uh, per i nostri astronauti Ma che qualità, Forniamo anche hamburger sì. con formaggio fresco per il viaggio E meno male, ma è e male, meno male vero. Senza hamburger io non andavo nello sì, spazio Esatto, esatto Cesta sì. numero due okay. Uh allora, il rose è sicuramente il mio Sì, ci sono davvero gli hamburger Io pensavo scherzassero, porca miseria scherzando. Allora, prendo tutta questa parte che è tutto mio Allora, che mi indosso? Allora, cerchiamo di capire Abbiamo... Ah, ma sono due, hai notato? Ok, sì Una dice isoterma, l'altra titanium Mi metto quella in titanio, che secondo me... È bella resistente Stefano. Poi, in base alle occasioni, probabilmente la cambierò l'altra, ma la conservo qui nel mio inventario. Ok. Abbiamo un bel piccone. Uh, piccone e spada in titanio, Stefano. Gli hamburger bellissimi. Ok. Poi cosa abbiamo? Ah, ok. Una scatola Uno... di cibo. Aspetta. Una maschera di ossigeno. Ma come le indosso queste robe? Non ho idea. Penso di averle indossata Sì. Come? Se premi tasto destro e anche il. Come si dice? La tanica di ossigeno Quella grossa Se premi tasto Tu te la metti lì Premi tasto destro E te l'equipaggia Ah Capisci? Ok Ok quindi che cos'è? Mi tengo queste Shield controller extra. Dobbiamo capire Perfetto, bene Steph Perfetto poi E oxygen Anche ox melons Quindi questo qua È semplicemente cibo Me lo lascio qui Anche l'oxygen gear Steph Devi indossare Indossa tutto. Per io ho messo anche la maschera. Anche lo shield controller, io ho messo tutto. Mi sono, sono indossata uh. tutto. Non, non so... Oh, 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 oh. Uno uh. oh, shield enorme, stiamo diventando spaziali qui Steph. Uh. Siamo pronti adesso. Era figo, siamo pronti Questo adesso. È stato <ride> allora, vai. Allora, siamo pronti. Bene, siamo pronti per il prossimo passaggio. Entrate nella camera dei test e posizionate il vostro raggio. Ragio? Raggio. raggio, il vostro razzo sulla piattaforma di lancio. Dopo averlo posizionato, avviate il processo di rifornimento nella nostra macchina di rifornimento. Ok, questo okay. è un po'. Ma quanto corriamo, Steph? Mi è passato Qua un po' di momento bello. Camera okay. di test è qui, perfetto. Ma ha indossato anche il paracadute. Eh... Ha indossato tutto, sì. pure quello. Indossato. Sì, sì, sì. sì. Allora, qui vediamo che c'è già un razzo posizionato che sicuramente il dottor Lucas ha preparato pronto per no, noi. Non mi sbaglio, mi vedi? Nel... Guarda il finestrino. Sì, ti vado, però finestrino. esci, esci, non devi entrare adesso. Co co come si esce. Allora, Fare come... sarà con control, Steph, come tutte, tutti i dispositivi. Ho di avuto paura di partire senza di te. ok? Allora. Macchina di rifornimento. Che è questa Ok. Carburante. Qui carburante. Qui. Quindi se io prendo uno di carburante, lo metto qua. Lo add fuel, ok. E credo di star caricando il razzo, giusto? Anche secondo me. Quanto oh, ne dovremmo mettere? Non lo so. È allineato e siamo pronti a partire. Perfetto, possiamo procedere con l'ultimo passaggio. Andate nella camera di test e cercate la cargo chest. Prendete okay. tutto quello che c'è dentro. Poi entrate nel razzo e premete il tasto G. Una volta che avete fatto, caricate tutto il vostro equipaggiamento. Quindi possiamo mettere dentro il razzo già il nostro equipaggiamento. Una volta caricato l'equipaggiamento, potrete decollare premendo il tasto spazio. Buona fortuna nello spazio, signore e signori astronauti. Ricordate, potreste non essere in grado di mettere tutto quello che avete nel vostro razzo. Quindi prendete solo quello che preferite in assoluto. Quindi quando andiamo poi nel pianeta nel pianeta fuori non so su che pianeta andremo come si chiama cargo però non okay. possiamo prendere tutto allora cargo. secondo me altro ossigeno senza dubbio sì perché cioè senza ossigeno non si vive nel Sono mondo d'accordo poi eh, oxygen on gear sì perché nel caso succede qualcosa space emergency kit sì le bandiere tutte e due Steph dobbiamo posizionare le batterie assolutamente le bandiere, Steph, aspetta Fere aspetta 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 prendiamo un bel po' di batterie Ok Advanced solar panel Sì Le bandierine Perché Fere vuole le bandierine La conoscete tutti Il carburante Nel caso in cui rimaniamo Io comunque A Steph, secco. Adesso controllerei Quanto spazio abbiamo E penso che ci metterei tutto eh, Perché lui ha detto Di prendere tutto quello Della cargo chest Mmm e se poi quando arriviamo lì siamo a corto di, di equipaggiamento? Continua a cercare di prendere tutto, tranne l'isometral, bla bla bla, che già ci avanza. Quindi cerca di prendere tutto il resto: l'oxygen compressor, tutte quelle robe lì. Okay, sembrano tutte molto okay. utili. Cerca di prendere tutto. E io mi sa che inizio a posizionare ciò che ho. Quindi se io faccio G, vedete, noi possiamo andare qua e depositare tutto il nostro fantastico equipaggiamento qui dentro. Ok. okay. Ok, c'è molto spazio. Le ossa, è ostico. C'è allora, molto spazio. per ora faccio così. Okay. Posso entrare anch'io? Prova? No, penso no. che sia monouso, Steph. Ok, allora parto da solo? No! E cosa devo ho paura fare? di partire. E eh, dovrei partire poi da sola dopo di me. E co Come facciamo? Eh. Ah, vabbè, sì, io poi l'equipaggiamento yeah. mi arrangio e me lo metto da sola, no? Mm -hmm. Ok, vai. Vado? Sono triste. Sicura? Vai, vai, Steph. Parto? Sì, senza di me. Oh mio sta dio. Sta partendo, Sta partendo. Oh mio dio. Oh, cavolo, 15, cavolo 14, mi, mi stai dando fuoco 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, oh 6, 6 5, 4, 3, 2. Non 1, morire, Sal, ti prego. Si parte. Oh, oh mio, dio, Steph. Oh oh mio dio. dio. Oh mio dio. Oh mio dio. Però eh? inizia serenatissimo. In Inizia a essere in altissimo. Alla sinistra possiamo vedere quanto sono di quota. Oh mio dio. Guarda quanto Guarda il mondo. Non ci credo. Non ci credo. No, non me la più nulla ormai. Io ti vedo ancora. Sei una scia nel cielo. Sì. Sì. Io Però, inizio a vedere Steph, un po' io, le stelle. Io ho ma è un po' un problemino. Poco. Hai uh -huh. distrutto la piattaforma di lancio. Io non ho la minima idea di come raggiungerla. Oh cavolo. <ride> Allora, mi stai dicendo che sono da solo nello spazio? È al momento? abbastanza, sì, de devo trovare un, un modo di posizionare ormai il mio ormai è raggio. tutto così piccolo e quadratoso, io non ti vedo più. Per il nostro razzo è tier 1, per andare su Marte serve un tier 2, quindi oh, posso cavolo. andare soltanto oh, Soltanto nella luna. Sulla luna. Oh mio dio. Ma attenzione, sta finito a schiantare è proprio l'ultimo. Devo tenere okay, premuto space okay. Okay. per rallentare. Ok. Dov'è la luna? Non la vedo. Dov'è la luna? Tu la vedi? No, prima o poi apparirà, Steph. non male che non sono venuta con te, guarda, è un disastro, sto via. Eccola! Okay. Eccola, Steph. Devo premere spazio per rallentare. Ok. Vede? C'è la base, Oh mio dio. La vedi la base? Oh, sì. sì, 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 gli abitanti. Ok. L'atterraggio. Eccolo okay. qua. Siamo atterrati ufficialmente sulla luna. S sei atterrato, Steph. Scendo? trovare il modo di farmi venire Stef, aspetta Ok Ok che Io bello. sono tutto sistemato, sì? Sì, penso Perfetto. di sì Non stai perdendo vita, sei a posto <gasps> Non c'è la gravità oh mio Guarda. Dio! Guarda No, vabbè che bello Ciao Fere! Mi hai lasciato mi... No, da solo lasciato sulla nuda! Allora, è una cosa, raggiungimi! Steph, eh. tu... Tanto è la radio nel razzo. Chiami un attimino, dottor Lucas e gli spieghi gli chiedi cosa devo fare io per partire, ok? Grazie. Ok, va bene. Ma, ma, ma quella Sto è! Sto arrivando, Steph! Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ciao, Fere! Aspetta, non lo voglio atterrare sopra di te. Vabbè, eh, mi sa eh, che è te risa solo di me. Mi ricorda tanto Astronir in tutto e per tutto. Sì. Oh cavolo, sono sì, sì, appena sì, sceso sì. di sotto. Sì. Non volevo. Oh, ma che bello stare qui. In pratica, bisognava semplicemente rinforzare Mettere sotto al raggio la piattaforma di lancio Quindi Era il dottor Lucas è stato così gentile da darmelo Io ho fatto tutto il viaggio, non l'abbiamo fatto rivedere Altrimenti sarebbe stato, ah, troppo lungo Però ci siamo, Stef Andiamo a esplorare? Ovviamente, stavo aspettando da due ore per Ciao. poter esplorare Eh, ci ho messo un po' di arrivare luna. È stato lungo il viaggio okay. ok Ok Ma quindi praticamente questo qua è un villaggio normale di Minecraft Ma, ma essendo luna. sulla luna a blocchi diversi Ed è un po' una ed <ride> luna edition sì, Una moon sì, sì. edition che succede? Vieni qua è? Mi, mi è venuto un colpo Mi ma vedi? Ma, ma, ma. Dietro di te Che è successo? Vieni Aspetta Era tutto così felice Quindi non capisco ah. È lento muoversi qua eh. che Dovrei avere la mia stessa faccia eh, Vai avanti e poi gira a sinistra In questa casa Oh Non sono villager normali <ride> Steph, Sono alieni Già Salve Già Totalmente alieni Abbiamo un frequency module Andiamo a vedere nella navicelle Magari uno ce lo siamo presi Controlliamo Quindi c'è anche la possibilità Di parlare con loro No vabbè Bellissimo Bellissimo Ok vediamo se fa Vediamo se fa Vediamo se fa Velocissimi Velocissimi Navicellina Navicelli Ok Questa è la mia e adesso riesco a premere quella di fare sì. Allora, mi hai detto un frequency? Mo model, module, mode. Non no. ce l'abbiamo. Fai vedere se mi è avanzato qualcosa in barra, perché io ho preso altre cose che mi sono ottenuta da me. Vediamo. Niente. Ce l'ho, Steph, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, Ce l'ho, sì, 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 perché uh. alcune cose le ho tenute per me. Tini. Ok. Tini? Dammi, 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 dammi. Fai dammi, tu, dammi. fai tu, perché io non so se <ride> Hai visto come si è lanciato? Hai il... visto? Guarda. Uh Uh, no, vabbè, vabbè okay. Ma di cosa stiamo parlando oggi? Ma di cosa stiamo parlando? Ok, andiamo qua Torniamo dai nostri cari villager alieni E vediamo se riusciamo a comunicarci e... Lo dovrei indossare, l'hai indossato, vero? Aspetta, non me l'ho dimenticato eh, Indossa lo eh. Cosa ah. Guardami <ride> Hai ho, ho una sì, parabola in testa Ok, buongiorno No! E sono... ci poi ovviamente possono funzionare come quelli sulla Terra, vogliono quindi... la Lunar Sapphire. Ok, Cavolo, esistono i safiri allora? E che ti danno? Oggetti utili spaziali. Ok, beh, giustamente siamo nello spazio Guarda normale Le cadute. Ti... Sì, 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 sì. Carina sì, sì, sì. come cosa. Quindi possiamo commerciare anche con loro. Aspetta che questo coso estraneo. Nasa workbench schematic. Oh, uh, che bello. Ah, per fare il Tier 2 rocket. Quindi possiamo anche evolvere. Oh, mamma mia. Sarebbe utile da fare, Steph. Anche perché voglio andare negli altri pianeti. Cioè, così bella allora. la luna, figurati. Dato me. che dobbiamo esplorare un po'. A parte che mi sembra di aver visto una creatura qua. Okay. Vedi? Che cos'è? Chi lo so? sei. Sembra tipo uno slime, però brutto No, è un blocco, Steph È un blocco, è un blocco. Lo rompo? È un blocco strano Aspetta. No, non toccare nulla, Steph Aspetta Ok, che ti ha dato? Che eh, ti ha dato? Meteoric Iron Ok Fare Ok Guarda dietro di noi Lasciamo l'impronta Oh, uh, è vero Non me la eh, Ti volevo anche far vedere una cosa Guarda quando buco un blocco, eh Ok, vai Guarda eh. Fluta uh. per un po' e scende Vabbè, ah, sì, la gravità. E comunque diversa, la Moon Turf Steph. si chiama. Quella lì è la mia montagnetta. È pieno dove di danni. Ma stai dungeon. andando, ma che montagnetta? Sei lontanissimo. Uh, Devo metterla abbastanza vicino, uh, Steph. Uh, Mettiamola qui sopra, uh, questo è un bel posto, Steph. No, questo? io non, io non la voglio insieme alla tua. Dai, Steph ha la, ha la sua. Ma hanno messe vicino. No, abbiamo esplorato insieme. Quindi vanno messe vicino. Se ne scatti... avessero messe due quando sono andati sulla luna, non sarebbe stata altrettanto bene. Ma sono stati bello. di più, sì, Steph. Ma era più di uno, eh. Eh però non avevano due bandiere Ma quando mai? Non ne hanno una. volute Noi ne abbiamo due Quindi le mettiamo vicine No Non venire <ride> Bim Oh yes Oh yes Quanto Bene. ci vuole? Ah ecco Devo mollare Ecco qua Bellissimo È diventata anche bianca Ma l'aspettavo verde Come nell'immaginetta Invece diventa. Io avrei buttato la carina. bandiera italiana <ride> Però non è avrebbe fatto molto ridere Lo so. Però io direi che ci possiamo fermare sì. così E come sempre facciamo scegliere i consolini Nel esatto. senso Consolini se ci volete vedere Costruire un razzo più potente Esplorare di più la luna Andare in altri pianeti e scoprire che cavolo c'è in quei pianeti Eccetera eccetera Tanti like certo. Sondaggio Commenti E noi siamo più che felici di continuare a portarlo Perché è davvero davvero ben fatto Ringraziamo ovviamente l'assistente segreto Perché è davvero una figata Davvero bellissimo